cosa grossa, ma mi viene da dire, non sgomberate Macao, se no sgomberiamo il consiglio comunale. Però Basilio Rizzo è passato di qua, quindi noi confidiamo nel fatto che non si arriva allo sgombero, ma non lo so, se questo è un luogo abitabile va bene, se no che Macao possa continuare la sua esperienza magari in un luogo già pronto, già predisposto per l'utilizzo immediato. Dipende dai macaisti. C'è un comunicato ufficiale di Palazzo Marino di oggi che invita sostanzialmente gli occupanti di Macao a sgomberarsi da soli. Lei cosa ne pensa? Beh, io penso che questo sia molto grave. Mi auguro che la nuova giunta, io leggevo oggi prima di uscire che qualcosa riportato da Boeri, perché io l'unica cosa che ho letto prima di uscire era quella. Io mi auguro che il Comune di Milano ci ripensi, che si renda conto che questa giunta è stata eletta da tanta gente che ha creduto in un rinnovamento e che sarebbe una grandissima, non solo delusione, ma sarebbe anche, come dire, un passo indietro per loro, perché comunque vuol dire non sostenere quello che sono stati i principi per cui si voleva un cambiamento di Milano. Questa giunta si è presentata per dei cambiamenti, i cambiamenti ci devono essere e i cambiamenti vanno affrontati anche con coraggio, alle volte anche con un po' di... Certo, per esempio dovrebbero mandare la sicurezza, aiutare forse di più perché gli impianti andranno messi in sicurezza, aiutare in questo senso, certo non limitare. Sinceramente mi è sembrato che la risposta a questo tipo di invito sia stata molto forte, quindi una rete di persone che a quanto pare erano già organizzate prima di questo exploit, quindi credo che la forza sia parecchia e la gente c'è, la gente sente e ha voglia di partecipare, questo sicuramente. I giovani non si tirano indietro come il senso comune suggerisce, non è assolutamente così, le cose da dire ci sono ed è giusto anche avere uno spazio dove tutti quanti abbiano la stessa possibilità di esprimersi e dire la propria. Io penso anche di provare a guardare al vuoto che riempie un'iniziativa di questo genere. È un posto grande, anche fisicamente, grandissimo, un punto di riferimento, e provare davvero, semplicemente con un po' di buon senso, a guardare il vuoto che riempie una città come questa, secondo me. Ecco. E di mantenere le promesse comunque che ha mantenuto, è giusto dare un appoggio anche, ma non solo ai giovani, perché mi sembra che la partecipazione arrivi da tutti i livelli della società, non un settore in particolare, quindi di tenere presente che c'è una forza che ribolle, quindi di sfruttarla e non assolutamente opprimerla o chiuderla nell'angolo, perché ribadisco, la gente sente, la gente sa e pensa, cioè è giusto che sia data loro l'opportunità di esprimersi, non chiudere e buttare via tutti, fuori tutti, perché potrebbe esserci a quel punto un altro tipo di risposta che non mi auguro e nessuno vorrebbe, questo sicuramente. Mi piace molto. Cioè il punto di vista sulla città che è bellissimo, no? Noi che siamo abituati a girare Milano giù, vedere in questa zona, che poi prima stavamo discutendo e dicevamo guarda lì quel palazzo basso come appunto tutto circondato dai messi grattacieli, riprendersi anche questo spazio in alto a me dà un respiro incredibile, poi non so, no? L'ultima cosa, la giunta forse mi viene in mente di non aver paura, nel senso che non c'è niente di cui temere, anzi secondo me una cosa così porta solo ricchezza, poi anche proprio pensando ad altri livelli, una cosa così può portare solo ricchezza, secondo me. Non di tipo tradizionale economico dove si misura il ritorno in investo tanto, guadagno tanto, eccetera, ma proprio come movimento, quindi come cultura che gira nella città, come fermento, come non è che diventi una città europea se fai un palazzo alto 100 piani, ma se in quel palazzo metti le energie tutto di qualcosa che si diffonde, allora sì che hai fatto forse qualcosa di più, insomma, mi verrebbe da dire non aver paura, insomma. Tanto... Ma di venirci, farci un giro e vedere anche lui con i suoi occhi cosa stimola. A me ha stimolato la danza e anche grazie a loro e può essere che anche lui abbia qualche idea
da proporre, magari in un'assemblea aperta dica la sua, quella sarebbe una cosa, visto che è un cittadino come tutti gli altri. Per me dico alle persone che quando avranno finito di farlo, se sarà venuto bene, devono essere molto orgogliose di aver fatto questo lavoro.